fine marzo, inizio aprile, una professoressa, la nostra di italiano, ci contatta via mail inviandoci un link, chiedendoci di collegarci per una breve videochiamata, che non potevamo sapere che era l'inizio della, diciamo, epoca delle video lezioni. Direi mai come in quella situazione ci siamo ritrovati, noi docenti, a me è successo, insomma, di incontrare le mie classi ed essere nella loro stessa condizione, cioè, come dire, eravamo assolutamente non padroni di una situazione. È un ricordo, come dire, piuttosto triste di una scuola che si è svuotata. Diciamo che la quarantena è stato un po' un acceleratore di processi. Dover recuperare anche, mi viene da dire, il tempo perso dal punto di vista formativo e dell'aggiornamento. Era tutto molto diverso, ci sentivamo un po' come i protagonisti del Decameron, perché sembrava di vivere in un film, ma sappiamo tutti quanto i film siano belli e leggeri finché non durano più di 2 ore. È l'anno scolastico, almeno nell'avvio, più difficile dal secondo dopoguerra ad ora. Il venerdì in cui era emerso il primo caso a Codogno. Io che ho chiamato un'amica di Codogno, che insegna al liceo di Codogno, e che mi diceva che al mattino a scuola era stato il delirio. Nel senso, studenti spaventati, genitori che portavano a casa gli studenti, cioè venivano a prenderli in mezzo alla mattina, genitori che chiamavano e chiedevano di avere il nulla osta per trasferire i figli in altra scuola. Credo che noi siamo stati la prima scuola nel Cremasco ad avere un caso di Covid, perché un insegnante del nostro istituto risultata positiva già appunto la domenica. Per fortuna abbiamo avuto da subito finanziamenti dal Ministero che ci hanno consentito di acquistare alcuni computer, tentare di restituire i libri che erano rimasti a scuola. C'è questa prassi, con la collaborazione dei comuni, organizzato, diciamo, la riconsegna famiglia per famiglia. In una classe in presenza di 30 ragazzi eravamo collegati forse neanche in 10, più la professoressa. Andando più avanti con le settimane, sempre più professori hanno adottato il metodo della didattica a distanza, fino ad arrivare al 70% più o meno delle lezioni. Era come se la giornata fosse un blocco unico, quindi stavi davanti al computer a fare lezioni, stavi davanti al computer a studiare, però principalmente tendevamo a non parlarne più di tanto, ma dal momento che la situazione era quella, era uguale per tutti e di lì non poteva uscirne nessuno. Luogo deputato a questa mia lezione, anche perché c'era mia figlia da una parte, mio marito da un'altra che faceva lezione, la cucina, e quindi ogni tanto arrivava qualcuno, faceva un piccolo saluto, e loro di questa cosa mi hanno detto: ma mi manca un po' il fatto di salutare sua figlia, cioè nel senso era diventata quasi una seconda famiglia. Ragazzi che non erano figli unici, che avevano fratelli e sorelle che frequentavano la scuola, magari superiore, con le stesse esigenze, quindi rete insufficiente. E quindi questi momenti online, che a volte erano anche ridicoli perché c'erano questi rettangolini che si comparivano, sparivano. Io mi sono trovata studenti arrivare col turbante in testa perché si erano lavati i capelli alle 8:30 del mattino, e quelli che invece online ti chiedevano: scusi, posso andare in bagno? Latino l'abbiamo dovuto fare in un altro modo, la traduzione è impensabile farla fare online, quindi anche in quel caso gliela davo già tradotta. E quindi poi le domande, le costruzioni erano altre. Davo una spiegazione, però poi c'era sempre un'interazione con loro. Quindi, che ne so, chiamavo tutti, avevo per esempio il ragazzo diversamente abile che veniva chiamato per quella cosa alla quale avrebbe potuto rispondere e che lo aiutava ad essere coinvolto. Ci collegavamo, prof, non posso studiare perché ho il libro negli armadietti, perché noi qui abbiamo degli armadietti all'americana. E poi così scopri che magari già da tempo noi abbiamo delle edizioni miste, dove oltre al cartaceo c'è anche una parte digitale. La priorità in quel momento per me e per tutti i miei colleghi, ma anche per i ragazzi, era quella proprio di confrontarsi. Molti ragazzi sono stati rintracciati individualmente, uno per uno, per fargli capire che la scuola c'era, era presente. Con la mia classe quinta è stata un'esperienza formativa per loro e anche per me,
e molti di loro hanno anche migliorato le proprie prestazioni, hanno impiegato i loro pomeriggi per incontrarsi con i compagni su Meet, svolgere insieme l'esercitazione, fare un tutoraggio alla pari. E la nostra forza è stato l'avere già intrapreso da 2 anni un processo di modernizzazione degli ambienti, una rete, una connessione internet potente. Abbiamo fornito, già iniziando con dei bandi dalla primavera, alle famiglie meno abbienti i device. Il disagio dei nostri ragazzi è stato inferiore rispetto a quello subito dai ragazzi di altri ordini di scuola, e sono sempre stati presenti a scuola nelle giornate dedicate alle attività laboratoriali. In casa mio padre era risultato positivo quando andava a lavorare, e quindi abbiamo dovuto fare tutti il tampone, solo che in casa poi lui è risultato di nuovo negativo, mentre io sono risultata positiva. E sono dovuta stare isolata tutta in una stanza, e mia madre mi doveva portare il cibo, lasciarlo fuori dalla porta, anche se hai il telefono. Socializzare col telefono è diverso rispetto a socializzare con la persona reale. I primi accorgimenti tecnici sono stati la costituzione all'interno del sito della scuola di una repository, quindi un deposito delle bibliositografie a cui tutti i docenti avrebbero potuto far riferimento per poter recuperare materiali, strumenti, indicazioni operative, risorse grezze, semilavorati per fare le lezioni, dare indicazioni su quale piattaforme potevano essere utili, fare anche una scrematura. Uno dei progetti che mi è piaciuto di più durante questo periodo è stata una web radio che ha creato la mia classe, chiamata Voice Sieve, prendendo spunto dal nome del corso, che era una trasmissione che andava in onda 2 volte a settimana, il martedì e il giovedì, dove la classe, divisa in 4-5 gruppetti, portava in onda un argomento. Io ho un ricordo di quel periodo come un periodo talmente strano, talmente fuori logica, che per certi versi mi è sembrato quasi divertente, cioè nel momento in cui mi dimenticavo un attimo i bollettini raccapriccianti. Io per esempio ho fatto anche dei video nelle spiegazioni di nuovi argomenti, facevo anche musica, per cui anche, non so, nelle canzoni, abbiamo fatto anche una canzoncina sul Covid, così. Tante volte chiamavamo proprio i bambini singolarmente per poter, oppure facevamo delle piccole chat a gruppetti, perché loro chiedevano, e quella è la cosa che è mancata di più assolutamente ai bambini. La pandemia è stata un fulmine a ciel sereno. È stato un colpo al cuore alla scuola e un colpo al cuore per quanto riguarda le famiglie. Collaborative in sommo grado, anche quando non erano magari abituate ad esserlo fino in fondo, per impegni lavorativi, per gli impegni di vita che portavano magari i genitori a essere lontani da casa da mattina a sera. Altri hanno perso i nonni, per esempio, cioè, e poi sentivano di gente che moriva, quindi erano da una parte preoccupati, dall'altra per fortuna i bambini hanno questa resilienza, questa capacità di sublimare, no, quelli che sono i problemi. E gli insegnanti credo che abbiano veramente dato il meglio di sé. C'era chi era già abbastanza avvezzo a usare le tecnologie, c'era chi avvezzo non era proprio. Il nostro settore è quello un po' più a rischio, perché, come si sa, i bambini non portano la mascherina, non è possibile non tenere il contatto con i bambini, rifiutare il contatto dei bambini, soprattutto nel primo periodo è stato fondamentale, indispensabile, per cui la giornata anche per noi è sempre stata vissuta con un po' di ansia, di timore. Appena un bambino aveva un raffreddore, un colpo di tosse, eravamo tutti in allarme, oddio, adesso chiudiamo la sezione, adesso si ammala uno, poi si ammaleva l'altro, cioè tutto questo ha creato allarmismo. Poi piano piano
abbiamo cominciato a convivere con questa cosa. Aspetti positivi riguardano l'utilizzo degli igienizzanti. Noi mai come quest'anno abbiamo avuto bambini che non si ammalano. Bambini non hanno avuto raffreddori, non hanno avuto mal di gola. Ogni sezione all'esterno ha una sua bolla e anche qui nel nostro nuovo giardino abbiamo creato queste tre bolle dove ruotando settimanalmente i bambini possono giocare sui giochi che si ritrovano in queste bolle. È encomiabile quanto i nostri genitori abbiano accolto anche loro questa modalità anomala, perché hanno dimostrato davvero molta fiducia nei confronti della scuola e di noi insegnanti. Hanno accolto questa modalità nuova di salutare il genitore dalla porta in modo molto sereno, anzi è stata utile a favore proprio dell'autonomia del bambino, che entrando ha dovuto imparare a spogliarsi il cappottino, ad appenderlo nell'armadietto. Quando sono ritornati a scuola ovviamente è stata una festa. È stato molto difficile per i bambini imparare a contenersi, nel senso che poi erano anche piccolini, no? Gli abbracci, queste cose fisiche che per loro erano normali, ma anche nei confronti di noi maestre, ma anche fra loro, no? Il materiale da portare è comunque parecchio, per cui a volte avevano degli zaini veramente pesantissimi. Allora quest'anno ognuno col suo nome ha la sua buchetta, la chiamiamo, e ha i suoi libri che non gli servono per il giorno successivo, quindi li può lasciare qua. La parola d'ordine è distanziamento, mascherine, non per l'infanzia in questo caso, e igienizzazione. Sorvegliare, tra virgolette, che i bambini non si avvicinino troppo gli uni e gli altri, e soprattutto tra una classe e l'altra. Allora, i bambini iscritti alla scuola materna di Monte Cremasco sono 72, da tre sezioni abbiamo fatto sei piccoli gruppi di 12-10 bambini circa. Le insegnanti, per il protocollo anti-Covid, usano i guanti tutto il giorno, la mascherina chirurgica e la visiera. Ho dato due classi terze, entrambe da 16, una quarta da 26, che per quest'anno viene messa nell'aula mensa, quella che fino allo scorso anno era adibita al pasto. I bambini mangeranno nella classe, non avranno più un'aula mensa tutti insieme, ma ognuno nella propria classe. Mancano molti insegnanti, soprattutto alle medie, ma non solo. Tante innovazioni didattiche degli anni passati, si diceva per esempio basta lezione frontale, una didattica sia il più possibile interattiva, ma adesso dal punto di vista sanitario noi siamo costretti a mantenere le distanze, ma anche tra il docente e il bambino. Infatti è stato raccomandato ai docenti di non girare troppo per la classe. Addio mia scuola dorata, fucina fervida di attività. Il vid a voi, compagni miei, che qui restate a goder un altro anno di giochi e piaceri. Poi è subentrata la stanchezza già nel mese di maggio, per cui insomma alla ripresa a settembre si è cercato di capire dove intervenire. E poi la mazzata successiva, insomma la seconda ondata, che però non ci ha trovato più impreparati. In qualche modo i ragazzi ormai erano abituati a seguire le lezioni online, non era facile farli accendere le videocamere, perché magari in quel momento non sentivano la necessità, insomma, di farsi vedere. Invece per noi insegnanti era importante mantenere il contatto, anche semplicemente quello visivo. Abbiamo cercato di individuare le cose che potessero essere fruibili per tutti e non troppo impegnative da utilizzare. La stessa bacheca virtuale del Padlet, molto intuitiva, molto comoda e accessibile anche per l'utilizzo dei ragazzi. L'aula virtuale Classroom, che è sempre all'interno della suite di Google, è stata utilizzata molto dai ragazzi. La modalità della classe capovolta è stata impiegata. Io insegno diritto.
una metodologia che ha funzionato abbastanza è ad esempio quella di assegnare ai ragazzi dei casi, lasciandoli liberi di utilizzare non solo il libro ma anche delle risorse reperite in rete, quindi delle sentenze per la soluzione di casi pratici. Ma anche i gruppi WhatsApp durante le verifiche, i gruppi della classe diventavano dei centri di informazioni dove, diciamo, volavano esercizi come se non ci fosse un domani, ognuno inviava, chiedeva degli esercizi e tutti se li passavano. Si è chiesto anche un supplemento di discrezione, un po' di pudore, perché in alcune situazioni, d'accordo la verifica, verificare che tu non copi eccetera, però sembrava quasi di invadere la sfera della privacy, no? Entrare negli appartamenti, nelle abitazioni. Però durante le interrogazioni che sono state fatte online, chiaramente dovevano accendere la telecamera. E purtroppo questo ti dava la possibilità di vedere degli spaccati dalla casa con gli affreschi a delle case dove c'era, che ne so, il letto medico della persona che la mamma di questa mia alunna curava. Perché io penso che la DAD, più che una didattica a distanza, sia comunque una didattica d'emergenza. Io penso che certe abitudini possano anche tornarci utili in futuro. Praticamente i nostri abiti in piccolo, in scala. E quindi ogni passo del nostro abito, se ovviamente non riuscivamo ad andare avanti, la prof ci mostrava come farlo, ci faceva vedere magari con un pezzo di carta come poter assemblare le parti o così, e noi mostravamo il nostro lavoro tramite schermo, riuscendo alla fine appunto a creare il nostro abito. Io ho avuto mia nonna che si è ammalata di Covid e l'abbiamo curata a casa, perché era il periodo in cui gli ospedali erano completamente intasati, quindi anche lì si è ammalata più o meno verso inizio aprile ed è stata ammalata tutto aprile, tutto maggio, giugno, è andata avanti, era bloccata a letto e non sapevamo come fare in modo che potesse stare meglio. Poi piano piano, grazie a infermieri, grazie anche al supporto del medico, siamo riusciti più o meno a curarla, e però era un pensiero comunque costante, fisso. Avevo perso forse la motivazione poi ad andare avanti. Poi sotto maturità viene anche l'ansia di dover fare la maturità. Seguire le regole è diventata la regola in qualche modo. Indubbiamente è un passo in avanti. Prima magari si accalcavano un po' in due o tre nei banchi per cercare di fare gruppo in qualche modo. Adesso sanno invece che il loro spazio è quello. Io ho fatto di tutto, cioè nel senso ho chiamato i genitori, le mappe riassuntive, cioè nel senso che veramente ho fatto un lavoro capillare, e comunque ne ho persi alcuni che non avevano proprio completato perché qualcuno non aveva partecipato. Allora, l'esame in sé, siamo andati a scuola in presenza l'unico giorno in cui siamo riusciti a entrare a scuola dopo marzo, però rispetto agli altri anni in cui essendo un esame pubblico potevano venire più persone, ne potevamo portare solo un accompagnatore. Dagli esami di maturità che si sono svolti in presenza, modulistica da compilare, misurazione della temperatura, mascherine, corridoi che si riempivano di banchi a rotelle che arrivavano perché acquistati in grande numero, e io paradossalmente ho patito molto di più la zona arancione, gialla, rossa, con l'impossibilità di uscire non solo di casa ma dal comune, dalla provincia, dalla regione, molto più dell'anno prima in cui mi si diceva che non potevo, insomma, uscire a far due passi intorno al quartiere, a meno che non avessi avuto un cane da portare fuori. Poi a settembre, quando è ricominciata la situazione, una suddivisione di due classi che erano in tre gruppi, più distanziati i banchi e quindi la possibilità di mettere in atto effettivamente le regole di distanziamento. Quando nel secondo lockdown i bambini erano a casa, ma noi venivamo a scuola tutti i giorni e avevamo un piccolo gruppo di bambini con bisogni speciali, diciamo con alcune difficoltà, no? Per qualcuno che magari aveva qualche difficoltà e così, è stato addirittura positivo, che ci hanno guadagnato in autostima, sicurezza. E speravamo di non tornare più nella situazione di prima. Abbiamo iniziato settembre e ottobre in presenza, non c'era neanche l'obbligo delle mascherine in classe. Però questa volta la scuola si è mostrata, se devo dire, molto preparata.
I professori si sono collegati direttamente da scuola e seguivamo l'orario tradizionale delle lezioni, dalle 8 alle 2. Il periodo di grandi incertezze è arrivato tra la fine di ottobre e i primi di novembre, quando i casi di positività tra gli alunni e anche tra i docenti hanno cominciato a diffondersi, e quindi mettere in quarantena una classe voleva dire mettere molto in difficoltà una famiglia, per costringere eventualmente dei genitori a chiedere i permessi lavorativi. Io personalmente a Natale, purtroppo, come è capitato a tanti, ho preso il Covid, ho fatto tutto il mio periodo, sono rientrata un po' a fatica ma anche con la voglia di normalità. Alcune mie barriere erano cadute, quindi la vicinanza dei bambini mi è venuta più naturale e mi ha forse anche fortificato, non lo so, mi ha dato un pochino più di carica. Un'altra fase critica sono stati i primi giorni di marzo di quest'anno, col paradosso che quando eravamo in zona rossa per il primo ciclo si è chiusa solo la seconda e la terza media, siamo passati in zona arancione, abbiamo dovuto chiudere dalla scuola dell'infanzia, quindi dai 3 anni fino alla terza media, e questo non ce lo aspettavamo. Regione Lombardia ha deciso questo da un giorno con l'altro. Le indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione sono state un po' contraddittorie in quei giorni, per cui i dirigenti scolastici sono stati lasciati un pochino soli anche qui a decidere quale grado, quale misura di apertura. Telling you I know I get down, but can I erase? You are more than us, and I just pray to live. Struggling. Però il peggio è arrivato proprio a fine ottobre, quando tutte le scuole sono state di nuovo chiuse, come a marzo 2020. Avevo iniziato questa fase di vita soltanto con i miei genitori, che sono medici, lavoravano, e io che stavo tanto tempo da sola, l'unica cosa che potevamo fare era assistere e non agire, e questa cosa non andava bene. Allora mi è venuta un'idea, ho contattato la professoressa Pagliari, visto che io scrivevo sul giornalino della mia scuola, e ho deciso che avrei lanciato un'inchiesta. Quindi la ricerca di Cecilia è nata in una riunione del giornalino di istituto. Cioè, ci siamo incontrate con lunghe chiacchierate in Meet, una volta ricordo anche in telefono, un'ora e mezza, e Cecilia aveva proprio questa esigenza di tirare fuori per lei ma anche per gli altri. Secondo me c'era una duplice cosa. Consisteva in tantissime domande relative ai nostri passatempi, i nostri sentimenti, come stavamo. In generale come stavamo, infatti il sondaggio l'ho chiamato come stiamo, non come stai, come state, come stiamo, perché l'ho fatto io, che anche io avevo disagio, anche io avevo bisogno di stare meglio. Ascoltato mentre lei lo costruiva, le ho dato la possibilità poi di realizzarlo, mediando chiaramente con la dirigenza, che comunque ha accettato di buon grado e secondo me con grande attenzione anche nei confronti dei ragazzi, perché non è mai semplice proporre un questionario agli studenti, no? Perché chiaramente le risposte che escono potrebbero non piacerti. Un distacco che si è creato con la dimensione con gli adulti, che si è visto veramente da questo sondaggio, e sicuramente anche il problema della DAD, della didattica a distanza, che a livello di apprendimento non è totalmente futile, anzi i concetti passano, il problema è il gruppo classe, l'interazione, l'esperienza che non c'era più, e tanto anche disagio a livello fisico, attacchi di panico, ansia. Secondo me non necessariamente vuol dire che gli insegnanti sono crudeli, non capiscono i ragazzi e quindi hanno dato l'ennesima prova della loro insensibilità. Secondo me può essere letta anche in un altro modo. Gli adulti erano in difficoltà, tantissima. Quindi quegli insegnanti, quegli adulti che sono andati avanti come se niente fosse, forse stavano peggio degli studenti. Avevamo scelto innanzitutto come campione le quinte, poi i numeri di chi si è sentito abbandonato sulla percentuale dei nostri studenti non sono altissimi. Io e la professoressa Pagliari abbiamo deciso di allargare questa inchiesta rendendola pubblica,
Prima con una conferenza stampa a livello cittadino. Come sempre facciamo quando facciamo qualcosa di importante a scuola, noi scriviamo a Beppe Severgnini, perché essendo un ex studente del Racchetti l'ha girato subito al giornalista del Corriere che si occupa della scuola e l'ha pubblicato sulle pagine del Corriere. E da lì c'è stata davvero una reazione a catena che ha reso il mio sondaggio, ma in generale il problema, il disagio dei ragazzi, oggetto di preoccupazione, di cura. Questo piano di studi ci ha proposto questa antologia digitale, una parola quasi nuova. C'è questo sito che si chiama Padlet, dove ognuno poteva condividere la propria idea riguardo di un progetto. Il professore caricava la tematica base e gli studenti potevano commentarlo, modificarlo, aggiungere, togliere. L'utilizzo delle tecnologie o del digitale dei ragazzi non è sempre così consapevole, quindi questa presunta, come dire, natività non è riconosciuta o riconoscibile. Insomma, loro probabilmente sono più smanettoni e quindi, anche lasciando perdere la teoria, per tentativi ed errori possono arrivare a soluzioni anche nuove, anche creative. Noi questa linea non ce l'abbiamo, cioè l'idea di mettersi lì e provare e aprire percorsi alternativi salvo poi tornare indietro, riprendere dagli altri, non ci appartiene. Noi piuttosto vogliamo avere delle indicazioni chiare in partenza, qualcuno che ci dica come si fa. Buone pratiche digitali con la possibilità di lezioni anche asincrone, con la possibilità di rivedersi del materiale, penso che sia un corredo che potremmo sfruttare anche in avvenire, anche al di fuori della pandemia. Come sarebbe il sondaggio se io lo lanciassi quest'anno, in questo periodo? Probabilmente sarebbe molto simile, anche se ci si focalizzerebbe molto meno sulla prima ondata e più sulla ripetitività di questa vita che stiamo portando avanti, perché più il tempo passa, più l'epoca Covid si dilata e diventa quasi un'era storica, diventa davvero la storia. Però molti hanno tenuto duro, sono stati molto seri, molto responsabili e forse adesso però ci dicono in tanti modi, adesso però basta, cioè adesso basta nel senso di troviamo una soluzione, troviamo una modalità diversa. Per dire, già il fatto che fino adesso siamo stati a scuola sempre è stata una gran cosa. Pian piano questo ritorno alla normalità sta, secondo me, sanando le cose. Io sono positiva in questo momento. Io sono chiusa in stanza ancora. Mi chiedo quanto continuerà tutto questo lessico nuovo che ormai abbiamo inglobato come la normalità. Contagio, isolamento, 10 giorni, Pfizer. Chissà se questa diventerà davvero la normalità. Questa cosa mi spaventa molto. Anche se in minima parte, anche se per un piccolissimo pezzo di puzzle, anche io e anche i miei compagni abbiamo scritto la storia.